preparo con voi speciale perché utilizzo la palette di Neve Cosmetics, quella che ho creato io per l'uscita di altre nuove colorazioni di questa palette. La mia è viola, non potevo non sceglierla viola ovviamente, e al suo interno ho scelto queste quattro gialle qui duochrome. Le colorazioni che ho scelto sono Mela Stregata, Veleno, Abracadabra e Pioggia Acida. Queste sono quelle che più mi hanno attratto e, guardando un po' nel web, quelle che adorano un po' tutti, diciamo, perché non le avevo neanche mai provate io, le duochrome di Neve, e me ne hanno sempre parlato strabene, e quindi niente, ho voluto inserirla nella mia palette. Vi ricordo che potete creare anche la vostra palette sul sito di Neve, infatti potete scegliere la colorazione della palette e al suo interno le varie cialde. Questo video continua con la preparazione di questo look, quindi come ho utilizzato una cialda in particolare, ossia Mela Stregata, questa qui, perché è quella che in questo momento sto utilizzando praticamente sempre da quando ho questi capelli, perché secondo me è proprio il top. Penso che siano più belli usati singolarmente, perché essendo dei protagonisti, li ho interpretati un po' come dei protagonisti, questi ombretti, sono veramente particolari, quindi mischiati tra di loro secondo me vanno troppo a perdere, non si noterebbero i riflessi di ognuna. Io vi lascio alla preparazione di questo look e rimanete fino a fine video perché ci sarà una sorpresina. Un bacione! La prima cosa che faccio è correggere le occhiaie, quindi vado ad utilizzare la palette di Sedona Lace. Questa qui è una palette di correttori, come vedete questi sono i più usati perché utilizzo tantissimo in questi punti anche per le sopracciglia. Vado poi a sfumare tutto il correttore portandolo anche nella palpebra mobile fissa. Già che ci sono, col prodotto restante sul pennello vado a coprire il resto delle mie imperfezioni. Essendo questi i colori dei protagonisti, andrò ad utilizzare questo colore qui che si chiama Mela Stregata ed è un colore bellissimo. Lo utilizzerò su tutta la palpebra mobile. Lo andrò anche a stendere nella rima ciliare inferiore per riprendere appunto il colore. Utilizzerò poi nella piega come colore di transizione che riprende la base del colore di Mela Stregata, quindi il borgogna, un colore appunto borgogna che è questo qui, di questa palette dell'I Love Makeup, la I Heart Chocolate. Per stendere Mela Stregata utilizzerò un pennello a lingua di gatto perché lo trovo favoloso per questi duochrome, perché prende bene il colore, li distribuisce bene e non fa troppe polveri. È veramente bello questo colore perché ha una base borgogna viola. Mi fermo dove inizia la mia piega. Consistenza di questi ombretti, di tutti questi ombretti duochrome che ho scelto, è molto burrosa. Una volta stesi andiamo a mettere il colore nella piega, quindi utilizzerò il borgogna che vi ho detto prima, questo qui, e vado a stenderlo nella piega. Questo è il colore che è molto simile, come vedete, alla base del duochrome. Prendo poi un pennello da sfumatura e sfumo questa parte qui. Adesso vado ad illuminare e schiarire sotto l'arcata sopraccigliare, utilizzerò un mix di questi due colori qui. Adesso vado a colorare la parte inferiore del mio occhio, quindi la rima ciliare inferiore ed esterna. Prima però applico la matita nera all'interno dell'occhio, applico la Casual Eye Pencil della Glossip. Poi prendo un pennellino piccolino e vado a stendere Mela Stregata su tutta questa parte qui, quindi appena sotto la matita nera stesa. Il trucco è quasi finito, adesso applico l'eyeliner, mascara e ciglia finte. L'eyeliner che utilizzerò è l'eyeliner di Lancome, ossia l'Art Liner Black. Il mascara che utilizzerò sarà il Roller Lash di Benefit solito che mi incurverà le ciglia, e questo di Lancome, il Volume à Porter, che mi darà volume alle ciglia. E le ciglia finte che andrò ad utilizzare sono queste qui di Eskido, le Voila Lash. Quindi applico tutte queste cose, che ho bisogno dello specchio ravvicinato, delle mani libere, ci vediamo tra poco. Questo è il risultato dopo aver applicato eyeliner, mascara e ciglia finte. Adesso vado a completare il make-up viso. Utilizzo il MAC Studio Fix Fluid con SPF 15, come solito, e adorato fondotinta eppure finito. L'NV13 e l'NV10, vado a fare un mix di questi due, anche se l'NV13 è molto giallo per il mio incarnato. Una volta utilizzavo l'NV15 ed era... cioè, adesso se lo dovessi utilizzare sarebbe troppo scuro, quindi... l'NV10 è troppo chiaro, quindi faccio un mix di questi due. Stendo quindi questo mix di fondi con la mia amatissima Beauty Blender.
Dopo aver steso il fondotinta applico un velo di correttore e utilizzo il Pro Longwear Concealer nella tonalità NV15. Questa è la tonalità NV15 e noterete che è anche molto chiaro. Vado a settare il tutto con questa cipria. Questa qui è la cipria della Cinecittà ed è la polvere di riso. Questa me l'ha regalata Daisy. Ciao Daisy! E mi sto trovando veramente molto molto bene. Però, essendo il mio viso ultimamente molto secco, non vado ad utilizzarla su tutto il viso, ma solo in questa zona qui. Quindi lascerò questa parte lucida, perché non è un lucido unto, è un lucido di idratato, quindi lascerò il fondotinta così com'è. Lo Studio Fix è molto matte come finish. Ultimamente sto riutilizzando tantissimo Laguna di NARS. Di solito ho sempre utilizzato pennelli per il contouring come questo qui, che è veramente strabello e ve lo consiglio sempre, di Sedona, il 316, o questo qui di Morphe, che è il G3, che è anche questo molto molto bello per il contouring. Comunque pennelli del genere, ma ultimamente sto utilizzando il duo fibre. Ora utilizzo il mio blush preferito del momento, che è il Luminoso di Milani. È veramente un blush stra bello, cioè veramente è super super figo. E poi all'interno di questo blush, se apriamo, alziamo lo sportellino, troviamo uno specchietto e un pennellino, quindi un altro scomparto. Questo blush è di una scrivenza assurda, veramente. Utilizzo questo pennello della Morphe, il G5. Adesso vado a fare un po' di highlighting con Mary Luminizer di The Balm. Momento labbra, quindi per completare tutto questo popò di trucco, che molte diranno: ma Gloria, d'estate ti metti tutti questi chili di trucco? Diciamo che non sempre mi trucco così pesantemente, ma quando faccio i tutorial sì. Adesso vado ad applicare questa matita, che è la 24 ore universale trasparente, quindi numero 00 di Deborah Milano, per poi applicare la mia Lip Tar Matte. Questa è nella colorazione Cookie. Vi consiglio di applicare prima una matita, perché ho notato che sbavano veramente tantissimo. Io per fortuna ho delle labbra che mi permettono di tenere su qualsiasi cosa tutto il giorno, anche dalla cosa più schifosa mi durano, quindi per fortuna posso anche permettermi di non applicare matite come contorno labbra, ma per queste ve lo consiglio. E dopo aver applicato la Lip Tar, questo è il risultato finale. Questo è il look finito, spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che la mia composizione vi sia piaciuta. Ma non è finita qui, questo è un video speciale, perché posso regalare una palette anche a una di voi, quindi una palette identica alla mia. Potete partecipare in due modi: il primo commentando sotto questo video ed essere iscritti al mio canale, il secondo invece commentando su Facebook sotto una foto che metterò su Facebook, dove dirò appunto da cui potete partire con i commenti, facendo mi piace alla pagina Facebook. Trovate comunque tutti i link nell'info box se volete partecipare anche su Facebook e quindi avere doppie possibilità. E niente, la vincitrice si aggiudicherà questa fantastica palette. Io ringrazio ancora Neve Cosmetics per avermi dato l'opportunità di creare la mia palette e potermene regalare una. Auguro a tutte voi in bocca al lupo per la vincita di questa palette. E sperando di nuovo che questo video vi sia piaciuto, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao patatini e patatini!